Ultimo giorno del Tagoyer Vela Festival, è tempo di tirare le somme. Tu ti sei divertito? Oh, io sì, tantissimo, ho incontrato un sacco di amici e ho conosciuto un sacco di velisti appassionati che sono venuti qua a trovarci e si sono divertiti, hanno ascoltato dei racconti meravigliosi di personaggi che hanno navigato veramente come Malingri, come insomma tantissimi navigatori. Ecco che mando un saluto a tutti questi che ho conosciuto, a tutti quelli che hanno partecipato quest'anno, ma un saluto a tutti quelli che non sono venuti, ma invito a venire a trovarci il prossimo anno. Ecco, tante barche interessanti, quali sono quelle che ti hanno colpito di più? Ma guarda, le barche sono tutte belle e hanno tutte una storia, hanno tutte da raccontare qualcosa. Riescono a ricoprire le esigenze di qualsiasi velista, quindi non ce n'è una in particolarmente più adatta o più bella. Ma io sono su una barca meravigliosa che è l'Iceboat, il 62 piedi di Umberto Felci, Ice Yachts scusa, ed è una barca speciale perché è una barca che insieme mette le doti velocistiche, ha una costruzione in un composito perfetta, ha una vettabilità meravigliosa. Però ho visitato delle altre barche, sono altrettanto belle, hanno ognuna di loro ha una personalità da esprimere e questo è quello che ricerca poi il compratore di una barca. Fai un saluto ai lettori del Giornale della Vela, ma fallo in stile triestino dalle tue parti. Allora, un saluto particolare ai lettori del Giornale della Vela, non è il piccolo, ma è un gran giornale. Grazie.